Nonostante il caldo, benvenuti e bentornati amici Fenauti. Oggi esploreremo come la musica può arricchire e influenzare la fotografia di strada in tanti modi diversi. Addirittura alcuni di questi saranno sorprendenti, perché il ritmo e lo stile di un brano musicale possono ispirare l'atmosfera delle nostre fotografie, come per esempio un pezzo jazz può stimolare uno stile fotografico più rilassato, spontaneo, mentre invece la musica rock può suggerire un'atmosfera più energica e addirittura anche audace. Quindi sbizzarriamoci con tutte quante le nostre playlist preferite, da Mozart fino a Ozzy Osbourne, ma... prendiamo un po' di tempo, andiamo per gradi. Quindi innanzitutto iscrivetevi al canale, scampanellate qua sotto così vi posso rompere il cazzo ogni prossimo video e poi condividete con tutte quante le vostre persone care, perché io sono grosso e ho un cuore nuovo, pronto ad amare tutti quanti i nuovi Fenauti. Ecco, ci sono delle fotografie che sono molto più di semplici immagini, perché non si limitano soltanto a stare tranquille lì nel loro angolino, no, perché sfondano le barriere che abbiamo messo lì per cercare di capirle e poi, senza curarsi neppure del nostro sguardo sorpreso, si trasformano in qualcosa di completamente diverso. Diventano per esempio delle storie avvincenti, delle macchine del tempo, dei segreti svelati oppure ricordi dolci o amari, o addirittura diventano il racconto di tutta quanta una vita. Insomma, sono delle vere e proprie avventure in formato tascabile e in questo video vediamo proprio un modo che è stato per troppo tempo sottovalutato per raccontare queste storie. Ma prima però vi voglio svelare un segreto che ci hanno nascosto fin da quando eravamo bambini. Sono tutti quanti farabutti, da Eraclito a Aristotele fino addirittura a mamma e papà, perché non abbiamo soltanto cinque sensi, ne abbiamo molti, molti di più. E avete capito benissimo, ci hanno presi un po' per il culo con questa storia dei cinque sensi. I sensi che abbiamo sono come delle antenne che ci permettono di ricevere informazioni dal mondo esterno e anche dall'interno. E non parlo soltanto della capacità che abbiamo di vedere un bel tramonto o sentire il profumo del caffè la mattina, ma anche la capacità di percepire il nostro corpo e le sue reazioni. Per esempio, vi siete mai chiesti come facciamo a sapere dove si trova il nostro dito quando abbiamo gli occhi chiusi? Ecco, questo è un altro nostro senso, si chiama propriocettività, che ci permette di percepire proprio la posizione e il movimento del nostro corpo all'interno dello spazio. È un po' un superpotere. E poi ci sono anche tutti quanti quei sensi interni che abbiamo, di cui però non siamo quasi mai consapevoli. Per esempio, avete mai sentito il vostro cuore battere forte dopo una corsa oppure quando siete nervosi? Ecco, anche questo è un senso. Per non parlare poi del senso di colpa, che conosciamo ovviamente tutti quanti molto bene, ma anche di tanti altri sensi che ci aiutano a vivere e interagire con il mondo, come per esempio la percezione della temperatura, dell'equilibrio o il senso al touch. E poi c'è il senso dei sensi, quello più importante, l'interocezione o la consapevolezza del sé. Cioè la capacità che abbiamo di percepire le nostre sensazioni interne come la fame, la sete, il dolore, ma anche le emozioni, i desideri. Ed è grazie a questo senso che possiamo dire che io sono io e che possiamo avere un'esperienza personale e unica del mondo. Ed ecco perché sfido chiunque a contraddirmi quando dico che tutti quanti voi siete degli street photographer eccezionali con qualcosa di estremamente importante da dire, ogni scatto. Insomma, i sensi sono molto più di cinque e ci aiutano a vivere e percepire il mondo in tutte quante le sue sfaccettature. Quindi la prossima volta che qualcuno vi dirà che abbiamo soltanto cinque sensi, voi potete rispondergli con fermezza: eh no, amico mio, no no, ne abbiamo molti di più. E ovviamente aggiungete anche il vostro miglior sorriso, perché dopo tutto il senso dell'umorismo è un altro dei nostri sensi, un altro superpotere. E tutto questo po' di preambolo, di informazioni, per dirvi che la vista non è tra i sensi quello che meglio rispecchia la realtà, come sosteneva Eraclito. Perciò, anche se siamo dei fotografi, non dobbiamo essere oculocentrici, proprio come, seppure uomini, non dobbiamo essere vaginocentrici, perché dobbiamo imparare ad ascoltarli tutti i nostri sensi e a capirli. E oggi parliamo dell'udito, che è sempre stato un po' sottovalutato rispetto alla vista, che ha ricevuto invece sempre tutte quante le attenzioni, perché l'udito è un senso fantastico. Pensate soltanto a tutte quante le esperienze meravigliose che possiamo fare grazie all'udito, come per esempio sentire il rumore del mare, il rumore della pioggia, i discorsi di chi ci sta accanto, sentire il nostro partner che ci chiama amore o un figlio che ci chiama mamma o papà, percepire il pericolo prima ancora di vederlo e ascoltare la musica. E proprio la musica
influenza tutti quanti i nostri scatti e lo fa in tanti modi differenti, perché c'è un legame particolare, profondo, complesso tra la musica e l'immagine, soprattutto la fotografia. La musica e la fotografia sono come due amici inseparabili, si intrecciano, si completano, si influenzano l'uno con l'altra in maniera molto affascinante. Quando ascoltiamo una canzone, spesso immaginiamo delle scene nella nostra mente, come se stessimo guardando una fotografia o addirittura una serie di fotografie. E allo stesso modo una foto può evocarci una melodia, un ritmo nella nostra testa. Sono due linguaggi diversi, è vero, però entrambi parlano dello stesso universo di emozioni e di storie. Pensate un po' alla musica come fosse un rumore o un suono che racconta una storia, e pensate alla fotografia come una storia muta, una storia silenziosa. Entrambi questi linguaggi toccano l'anima, risvegliano i sentimenti e creano delle connessioni profonde. Non è un caso, infatti, che molti grafici, direttori artistici e fotografi siano appassionati di musica o addirittura siano musicisti, perché la musica è una parte indispensabile della loro vita, tanto che senza di essa quasi gli sembra che manchi l'ossigeno. A volte, per comprendere in pieno un significato emotivo, la musica e la fotografia si avvalgono l'una dell'altra. Spesso la fotografia aiuta a capire quello che la musica vuole comunicare e viceversa. A volte la musica e la fotografia lavorano insieme per raccontare una storia che è molto più grande. E vi posso fare degli esempi, come per esempio Patti Smith e Robert Mapplethorpe. Erano due ragazzi, erano senza un soldo a New York negli anni 60, si sono incontrati, poi si sono innamorati e si sono anche lasciati, però sono rimasti sempre amici. E da questa loro amicizia è nata la copertina del primo album di Patti Smith, Horses, che è proprio una foto scattata da Mapplethorpe. Non c'erano luci lì, non c'erano assistenti, c'erano soltanto loro due in camera. E quella fotografia è la storia di un'amicizia, di amore, di arte raccontata attraverso proprio la musica e la fotografia. O un altro esempio potrebbe essere quello di Andy Warhol e Velvet Underground, perché Warhol ha visto nei Velvet lo stesso spirito ribelle che trovava lui nel suo lavoro, nella pop art, e ha finito per disegnare la copertina del loro primo album, una banana che si sbucciava, tant'è che è diventata un'icona e a volte ha sostituito anche il nome del disco, chiamato semplicemente il Banana Album. Ecco, la musica e la fotografia sono due modi diversi per raccontare delle storie, ma anche per esprimere emozioni. Quando poi lavorano insieme creano un'esperienza artistica molto più ricca ed è molto molto più coinvolgente. Però voglio farvi entrare ancora più nello specifico di questo mio concetto. Immaginatevi infatti di essere in una jam session, cioè quando i musicisti iniziano a suonare insieme improvvisando senza conoscersi tra di loro. Gli serve la capacità di interagire all'istante, cioè quella capacità di reagire cogliendo i suggerimenti impliciti nel suono degli altri componenti della band, e questa capacità si chiama interplay. Ora proviamo a trasportare questo interplay anche nella nostra fotografia. Franco Vaccari parla di inconscio tecnologico, che è un po' come quando scatti una fotografia e poi ti accorgi soltanto dopo di aver catturato qualcosa che non avevi visto, come per esempio un uccello che vola nel cielo oppure un sorriso rubato. E poi c'è anche il punctum di Roland Barthes, che è quel dettaglio in una fotografia che ti colpisce, che ti emoziona, ma non lo sai esattamente il perché. Quindi la fotografia non è soltanto un modo per registrare la realtà, ma è un modo per interagire con la realtà e anche per creare una realtà nuova. E sai cosa c'è? Che non importa che tu sia famoso o che sia bravissimo, perché la tua macchina fotografica a volte può fare qualcosa per te. Perché come diceva Vaccari, non è importante che il fotografo sappia vedere tutto, perché la macchina fotografica vede anche per lui. E così la fotografia, così come la musica, diventa un luogo di scambio, di relazione, non è più soltanto un posto per contemplare. Pensa a una foto che ti piace molto, non soltanto perché è bella, ma perché ti fa sentire qualcosa. Barthes infatti dice che una foto deve appartenere all'ordine del to love, non a quello del to like, cioè deve essere capace di cambiare la direzione del tuo sguardo e di farti vedere le cose in un modo nuovo, completamente nuovo. Ecco, in fondo è questo il bello dell'arte, sia che si tratti di musica ma anche di fotografia, perché ci permette di creare un legame con il mondo che ci circonda, di vedere le cose da una prospettiva diversa e di condividere le nostre emozioni con gli altri.
Insomma, la combinazione tra fotografia e musica offre delle possibilità infinite e creative. Rappresenta una forma d'arte in cui la tecnica si unisce alla sensibilità per catturare e immortalare proprio quei momenti che altrimenti sarebbero persi nel tempo. Quindi la prossima volta che ascolti una canzone oppure guardi una fotografia, prova a pensare a tutto questo e chissà, potresti magari scoprire qualcosa di nuovo. Quando dico sempre che odio le canzoni e odio le fotografie, lo dico perché ci suscitano emozioni che da soli noi non proveremmo, e il segreto è ascoltarle queste emozioni attraverso tutti quanti i sensi che abbiamo e dargli sfogo attraverso i mezzi che abbiamo, quindi la macchina fotografica. E quindi cosa che faccio? Vi consiglio di ascoltare musica? Assolutamente sì, come vi consiglio di ascoltare i suoni della città e tutti i suoni che vi circondano, oppure quelli che avete scelto. E questo per suonare voi il vostro assolo con la macchina fotografica, e scoprirete che le vostre fotografie da quel momento avranno sempre qualcosa in più. Quindi adesso, se vi è piaciuto il video, ovviamente mettete like, commentate qui sotto e ditemi cosa ne pensate, e ci vediamo la prossima settimana. Ciao!